popolo. Salve a tutti gente e bentornati qui a un nuovo episodio di Cognition. Dunque, nella scorsa parte abbiamo scoperto e abbiamo visto il passato di Cordelia, nel quale avevamo visto che aveva due fratelli, non uno, due, e uno era un architetto e stavano cercando di vendere questo posto che aveva fatto l'altro fratello, e niente, Cordelia ha scoperto di poter prevedere il futuro e è svenuta mentre aveva una visione di suo fratello che moriva. Adesso, credo... Ecco, una è stata fatta. Questa no e questa no. Abbiamo tre visioni. Io direi di cominciare da quella che abbiamo lasciato a metà, che è stata quella della cucina qui, e vediamo un po' se posso fare qualcosa. Vediamo un po'. E questa... There's a vision here, but I can't access it. I think she's unconscious. I don't know what snapped her out of it. Ah, ok, manca qualcosa. Oh, scusatemi, ho sbagliato la visione. Userò l'altra, allora. Ho sbagliato. Quella di giù. Ok. I'm sure I can talk to someone about this vision. They can protect Max for me. Ok. Forse dovrei utilizzare il cellulare. Con questo, sono le uniche cose che ho, l'unica cosa che mi viene in mente da fare. Sì, ok. Vediamo, oh, forse, ecco. Ed è sparita. Va bene. Vai, vai Cordelia. Hello, Lament Antiques. This is Rose. How can I help you? Yes, hi. My name is Cordelia. John McCoy referred me to you. He said that you could help me. I've had this... well, this vision of my brother. He gets killed in it. Ah, è successo dopo, quindi. And it's awful. I see. And what triggers your visions? Esatto. Well, sometimes they just happen. But usually it's any time I... Ogni volta che? Cosa? I think certain thoughts that relate to a vision. Yes, association is one of the main causes. But how do I unassociate? Sometimes I feel like I can't come out of it. I can't stop having a vision. Right now the only thing that works is repeating I am awake to myself over and over in my head. After I start doing that, my mouth starts to say it. Ok, questo è un po' astruso come concetto, però forse l'ho capito. Mama Rose can help you. We will try. Mama Rose, ti amiamo tutti. Close your eyes. Now, just relax. Let your forehead rest. Relax your eyes and your jaw. And I want you to search around for a feeling inside yourself. It's a little light. Ok. You might see troubling things, but you can also see helpful things. Esatto. For now, search for the little light. And I want you to try to make that light bigger and brighter. Okay. Bigger and brighter. The light is moving, but it's hard to focus. I... Oh! Oddio, che cos'è? Cosa c'è successo? Hello, are you there, my dear? You screamed. Yes. I'm here. I need to go. I'll see you soon. My dear, before you hang up, remember, some things you see are fixed and must happen. Yes. Okay. But some premonitions are malleable. Their events can be shaped and changed. Take heart. There is always hope.
Accidenti, che cosa brutta però sapere che qualcuno che conosci morirà e tu forse devi fare qualcosa però non sai come fare. Parliamo con lui? I'm looking for John McCoy. Is that you? Ancora? L'hai chiesto prima? I was led to believe maybe you could help me. My brother is going to be killed. Sì. Well, you just get right to the point, huh? Look, I can try to help you, miss, but really, you should call the police. We only deal with federal cases here. Va bene, però, cacchiarola. But I was told by someone that you'd be willing to hear me out. È vero. All right. You tell me what's going on, maybe I get you in touch with someone on the BPD. Anything to distract me from how badly my football game's going. Dai! Certo che sei un po' cinico, Joe, eh? Comunque questo qui manda tutti da Rose. C'è un problema, manda tutti da Rose, proprio. Rose... Ah, qui per fargli capire cosa... La squadra sta perdendo. What's the game you're watching? Not watching, but I got a live feed of the score. Though it's almost too painful to look at. Goddamn Pat's letting me down here and I got money riding on this. I mean, come on. The Washington Redskins? Non è che me ne intendo molto di football, mi dispiace. But no. Vabbè. The Patriots doing any better? Nah, Redskins are still wailing on. Ah, ok. Così, proprio chiacchierine, eh. My brother, Max. He's the one who's gonna die? What evidence do you have? La visione. Well, all my life I've had this sense. I've been able to see things that happen. Ti sono successe un bel po' di tempo fa in realtà. And then they come true. I've been having these awful scary visions and in them Max dies. He gets killed. E che cacchio gliel'ha detto? I heard you help with this sort of thing. You heard wrong. I don't help. I keep an open mind about things, and now someone's playing a practical joke. Who put you up to this? What? No, no one. Sta per morire veramente. Pessimo, posso convincerla? What can I do to change your mind? You can show me your visions, or show me your dead brother. All right. I'm sorry. This whole week has been lousy. And watching the Pats get ripped apart is no. Ok, dobbiamo scoprire cosa succederà alla cavolo di Petrius. Maybe you need to talk to someone. Here, there's this woman Rose. She runs an antique shop and she's ancora. She knows about visions and things. She's been giving me some guidance. Give her a call. There's a desk down on the end you can sit at to call. All right. That's the conversation I saw a piece of earlier. Ah, esatto. Pessima settimana. What was so bad about this week? Talking me up won't change my mind, miss. I've been through hostage negotiation training. But if you want to know, and everyone here is sick of hearing about it, my wife's leaving. Ah, già, è vero, aveva divorziato, l'aveva detto. I swear, she is trying to take everything that matters to me. Povero. As she goes. Look, I'm sorry. I shouldn't get into it. No, cazzarola. It's okay. I don't mind. It's important to talk that stuff out. Fine. But just remember, hostage negotiator. Ok, grazie per la lezione. Credo di sapere come fare adesso. Sure thing, kid. Oh, no, why, how did they score again? Brady, come on, you can do this. Per essere just anziano, Joe. And cover the spread. Per essere un po' anzianotto, devo ammetterlo. Joe ci sa smanettare col computer per poter vedere in diretta una partita. Che cavolo. Ci sa fare, eh. Anzi, ora, se non mi sbaglio, il nostro amico Terence aveva parlato di un programma di ricerca per football, ecco, vai, Patriot, Redskins, ecco, Redskins, guarda. This is the score for the Pats game John was following. Ok, perfetto. Guardiamo punteggio 22-20. Calcio d'inizio, una partita, stadium, Gillette Stadium, il Gillette, sì certo, la pubblicità proprio. Allora, 22-20, ok, 15 ottobre, perfetto. Torniamo alla visione, che adesso che ho capito come si fa. Wow, so, I don't know how I know it,
But I know who's going to win that game. Sì, lo so, abbiamo una connessione, cara. Abbiamo una connessione potente. Dunque, ora che sappiamo chi ha vinto, parliamo. Agent McCoy. Hello, miss. What do you need? Convincilo. Aspetta, era Petrus 22 a 20. Ok, i Petrus vinceranno. Is that game still going on? If by game you mean slaughter, then yes. My team's slaughter is progressing well. Double your bet. What? Double your bet. The Patriots are going to win 22-20. Esatto, caro. You are off your nut, lady. They can't come back. Plus, that score doesn't make any sense. How are they going to get to 22? Ce la possono fare. If they don't, I'll cover the whole bet. And you can triple it. Give your man my name, Cordelia Smith. Esatto. Oho, io ho i soldi. Proprio okay. Così. Cordelia, pleasure to finally know your name. You're really serious, aren't you? This is life or death. Esatto. Right, looks like Vinny accepted, and who wouldn't a crazy bet like that? Okay, listen, kid. I don't know where you're getting these crazy ideas of yours, but I can see you're really fighting for this. This matters to you. You know, I'm gonna regret that I ever said this, but call it a hunch. Oh, alleluia. Really? Thank you so much. But if any of this starts to smell funny, I am out. All right? We'll open a new case here. Have it assign a case number and boom. Okay. Tell okay. me what you know. D'accordo. And I can't stop thinking about this. Look, I can see you're scared. But it isn't exactly federal, so I can't just drop everything and run it for you. Here. This is the case number. You see that number? You can check up on fammi vedere il numero. Joe, okay. Fa vedere quel cavolo di coso. And thank you so much, John. Really. Thank you. Ma mi sa che è andata male alla fin fine, perché altrimenti che cosa sarebbe successo poi? Se no? Numero del caso, biglietto da visita. Devo chiamare qualcuno? Quindi che cosa devo fare adesso? C'è qualcosa che non riesco a vedere qui. Ho questa sensazione. Guarda con più attenzione. Giù. Fascicolo Max, guarda. Has Max's name and some kind of number. That was a case number. I just saw it. Oh. Thank you for all your help, Agent McCoy. I need to go, but I'll be in touch. Oh, perfetto, perfetto. 6-0-6-5. Vabbè, spero che se lo ricordi. Abbiamo vinto! Dove guardi? Joe, dove guardi? Il coso è lì. Hai vinto, né? Sei felice? Ok. Perfetto. John, you were working with her? You were helping her? I don't believe this. A quanto pare sì. Abbiamo aggiornato il dossier, quindi. Max Smith, dossier C. L'agente speciale Davis e io abbiamo dato un'occhiata al posto. L'agente Davis ha parlato con Mr. Smith mentre io incontrollavo in giro. La prova registrata è andata e rinvenuta su un tavolino di vetro della sala. Ok, l'oggetto B è stato rinvenuto in un bidone della spazzatura. L'oggetto C è stato prelevato sulla superficie del caso. Vabbè, penso che sarà cose. Quindi abbiamo un numero. Abbiamo un numero. Quindi non so perché, però credo di dover cercare sul web. No, 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 non è qua che devo cercare. Sicuramente no. Appunti? No, niente. Calendario? I don't need to look at my calendar. Esatto. Contatti? Forse devo chiamare Terrence, no? I don't need to call there right now. Forse Terrence, che mi potrebbe essere utile. I don't need to call there right now. D'accordo. Quindi aiutava lei. Aiutava lei. Perfetto. D'accordo, 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 d'accordo. Va bene, gente. Abbiamo fatto la cosa nel modo più veloce possibile. Dunque, magari c'è qualcosa. Looks like some sort of designer trash can.
Firmato. Mio Dio, esagerata. Non cominciamo con queste cose, che sennò... Che azzarola. Allora, va bene. Niente. Non so cos'altro fare, quindi io direi... O scrivo nell'appartamento. Quando ho trovato dei documenti, cassetto nella visione più intense... Appunto, dossier con nome di Max. Sì. La cassaforte di Max. Ecco, questo potrebbe essere qualcosa che possiamo fare più avanti. Però non adesso. Basta. Bene, gente, se vi è piaciuta questa parte, lasciate un mi piace, un commento e ci rivediamo nella prossima parte, in cui scopriremo di più sul passato di Cornelia. Bene, grazie a tutti e... Ciao!